possono essere stati i cinghiali. I cinghiali la vedo dura, io temo qualcosa di molto più pericoloso che dei cinghiali, criminalità organizzata o qualcosa del genere, troppo una coincidenza. Il ponte prende fuoco, un disastro. Che dire? Che io dormivo e non ho sentito, non mi sono accorta di niente, non ci vogliamo dire questo? No, adesso sono andata a guardare, in realtà io abito da quest'altra parte, però sono andata a guardare, ma in realtà neanche si vede niente, si può dire. Non è che è tutto. Non è neanche un grosso disastro, poteva andare molto peggio. Ma lei vive qui nel quartiere? Io vivo, sì, al di là dello Ostiense, su questa strada. Mi racconta quanto potrebbe essere problematico per chi vive a Roma una cosa di questo tipo? È sicuramente problematico per il traffico, perché comunque è l'unico ponte per andare dall'altra parte, se non utilizzando due altri ponti lontani e più difficoltosi. Questa era l'unica strada diretta per raggiungere l'altro lato, per raggiungere la Portuense, insomma, per raggiungere molti luoghi, e quindi per il traffico sarà sicuramente un problema, però da quello che ho sentito dire sembra che non abbia avuto danni strutturali e quindi dovrebbe essere riaperto abbastanza velocemente. Siamo romani, siamo italiani, quindi effettivamente poco tempo, sono mesi, sono d'accordo. Soprattutto ringraziando Dio oggi siamo andati a votare, quindi bisogna vedere cosa succederà. State andando a vedere il ponte? Eh sì. Abitate nel quartiere voi? Garbatella. Quanto può creare disagio una cosa del genere? No. Tantissimo, perché molti passano da qua per... Io per andare in ospedale da mio padre, per accompagnare mio padre passo di qua, quindi dovrò fare tutto un altro giro. Adesso si dovrà andare da girare dall'altra parte, ponte bianco, insomma, quello ponte Marconi, ovviamente il traffico diventerà un bel problema. Siamo venuti per capire effettivamente qual era il danno, perché dai video non si capiva, sembrava che un pezzo era crollato. Se ti capita, vedi, c'è un altro ponticello che è da quando c'è stato il terremoto. Sì, quello di 5-6 anni fa. Quel ponte così. Sopra la metro, e poi niente, rimasto chiuso. C'era la terza università e lì era comodissimo pure per girare e girare il traffico, invece è rimasto così. Questo è molto più importante come nodo di traffico, quindi questo spero che lo sistemino prima, però credo che un mese non basterà. Forse un mese per capire la causa. Ragazzi, sto ponte bruciato. Guarda caso, la notte delle elezioni. Era dal 1863, integro, qualcosa che non quadra c'è. Sei andato a votare oggi? Andrò, che però non dico. Secondo te tu vivi qui? Sì, nei pressi, sì. Quanto disagio può creare questa cosa? Per il traffico è un problema, sicuramente, perché bisogna passare per Ponte Marconi oppure per Ponte Testaccio, quindi per il traffico è un problema sicuramente, quindi andrebbe ripristinato il prima possibile, e quello si spera che per il futuro, insomma, sarà così. Una tragedia domani, insomma, nel senso che questo quadrante qui, immaginando tutte le macchine che vengono dalla zona Monteverde che devono andare a quest'altra parte, saranno costrette a passare tutte sull'altro ponte Testaccio, che è l'unico che rimane.